Eccoci qui, prontissimi anche oggi per una nuova puntata in compagnia del nostro chef Franco Franciosi. Salve a tutti, ciao Jennifer. E del nostro caro Francesco D'Alessandro. Ciao Jennifer, buongiorno. In compagnia anche oggi di una grande squadra per una ricetta sempre a tema primaverile, anche questa veramente molto molto semplice che potete rifare a casa. Sì, oggi lavoreremo proprio con lo spontaneo, uno dei protagonisti dei nostri boschi in primavera. Assolutamente sì, veramente credo che le erbe spontanee siano una risorsa incredibile per il nostro territorio. Poi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove ce ne sono moltissime e il nostro Franco è un profondo conoscitore delle erbe spontanee, tanto che organizza anche delle escursioni per imparare a raccoglierle, perché non è facile, bisogna comunque conoscerle e capire quali si possono raccogliere e quali no, giusto Franco? Sì, naturalmente noi nelle varie escursioni siamo sempre accompagnati da professionisti del settore che ci aiutano veramente a comprendere che cosa è il bosco, quali sono le erbe spontanee che si possono raccogliere e soprattutto ad avere rispetto per il bosco, perché il bosco, come tutta la natura ci circonda, assolutamente vanno rispettati. Quindi quando si va nel bosco non bisogna avere un'azione predatoria soltanto, ma bisogna avere un'azione di rispetto e di salvaguardia del bosco. Assolutamente, ma anche in campagna, anche le nostre campagne sono veramente ricche e rigogliose di erbe spontanee. Ad esempio la mia nonna le conosceva tutte, le conosce tuttora, qualcosina ho imparato, però veramente bisogna tramandare questa conoscenza, perché altrimenti rischiamo di arrivare ad un punto dove non c'è più nessuno che conosce queste erbe e invece sono un patrimonio gastronomico incredibile, tutto da scoprire, preziosissimo in cucina. Soprattutto in Abruzzo. Soprattutto in Abruzzo, ecco, vabbè, abbiamo tutto in Abruzzo, Franco, non possiamo lamentarci. Veniamo alla nostra ricetta che io chiacchiero tanto. Spaghettoni, allora buttiamo subito gli spaghettoni perché abbiamo bisogno appunto della cottura, dei 12 minuti classici di cottura, quindi buttiamo questi spaghettoni e iniziamo a cuocere gli spaghettoni. L'aglio orsino è questo qua, lo vedete, trovate il fiore naturalmente e la foglia. L'aglio orsino è una liliacea selvatica, fa parte appunto delle famiglie degli agli, delle cipolle, va bene? C'ha questa tonalità di aglio. Si chiama aglio orsino perché si pensa che quando l'orso si sveglia dal letargo è la prima cosa che vada a mangiare l'aglio orsino, perché stando appunto in letargo per 2-3 mesi il suo apparato digerente è fermo, quindi per riattivarlo, per ridare energia all'apparato intestinale digerente, l'orso bruca l'aglio orsino e si ristabilisce perfettamente. Che meraviglia! Poi veramente è un aglio vero e proprio, è un aglio selvatico sostanzialmente, perché l'odore è proprio quello, però è un odore più amabile rispetto, diciamo, al bulbo, insomma. Certo, sì, assolutamente. E ha tutte le proprietà e caratteristiche di salubrità appunto dell'aglio, naturalmente l'aglio sano, quindi io... L'aglio rosso di Sulmona. Esatto, facciamo un po' di pubblicità. Io lo dico sempre, ma scherziamo, siamo in Abruzzo, cioè l'aglio che non è di Sulmona, X, è così, giusto Franco? Assolutamente, bene. E quindi allora, niente, lo raccogliamo, lo frulliamo immediatamente senza aggiungere né olio, quindi né grassi né sale, perché sono due antagonisti nel congelamento. Quindi sono sbollentato? No, proprio da crudo. Lo portiamo a meno 20, va bene, e lo possiamo conservare in appositi contenitori alimentari appunto per la conservazione dei prodotti che vanno congelati. Dopodiché, una volta che nel momento in cui abbiamo bisogno appunto dell'aglio orsino, lo tiriamo fuori dal freezer, lo frulliamo da congelato appunto per mantenere quella tonalità, quel colore verde intenso. Quindi l'abbiamo congelato senza sbollentarlo? Crudo. Crudo, sì. Ma ben lavato, assolutamente. Utilizziamo pulito. Anche i fiori oppure no? Solamente. Noi utilizziamo soltanto la foglia, questa okay. Qui. Ok, perfetto, perfetto, tutto chiaro, chef. Anche se il fiore si può mangiare, assolutamente. Quindi poi semplicemente sciacquato bene, congelato, nel momento in cui serve si tira fuori e viene semplicemente frullato. Senza... O si ripassa direttamente in padella perché già l'abbiamo frullato precedentemente, oppure gli ridiamo un colpo di emulsione con un mixer di immersione o con un mini pimer, naturalmente potente perché essendo congelato aspettiamo che arrivi a temperatura, o se no abbiamo bisogno di un frullatore, diciamo, abbastanza potente, e quello è il risultato, questa crema verde intensa. Quindi non abbiamo aggiunto olio, sale, niente. No.
Assolutamente niente. Perfetto. Poi andremo ad aggiungere tutto questo in un secondo momento. Esattamente, in padella. Poi che si fa? Cuociamo gli spaghetti. Okay. Quando gli spaghetti sono arrivati a cottura, faremo questa mantecatura con un filo d'olio, un po' di peperoncino, perché questo piatto va a ricordarci un po' l'aglio e il peperoncino. Sì, mantecheremo molto velocemente, appunto per non far perdere la cromaticità al verde dell'aglio orsino. Dopodiché produrremo questa crema di pecorino, che è fatta non altro con crema di latte fresca, un po' di pecorino e un po' di parmigiano emulsionati. Si porta la crema di latte a una temperatura non superiore ai 70 gradi, perché sapete che se scaldiamo e immergiamo un formaggio in un liquido o lo scaldiamo sopra i 72-73 gradi, inizia a filare. Si separano le proteine dai grassi, quindi abbiamo questo effetto. I fili, inizia a filare. Esatto, esattamente. E quindi come la mozzarella in forno, no? Fa il filo poi. Esattamente, crema di pecorino, caffè e peperoncino. Quindi dobbiamo solamente aspettare che la pasta cuocia. Sì. Ok. Franco, la nostra pasta è pronta, giusto? Eccoci, siamo pronti. Ecco. Mascoliamo. In padella. Quindi le facciamo saltare con un po' d'olio, giusto? Velocemente in padella con un po' d'olio. Mettiamo un po' di peperoncino fresco. Filo d'acqua di cottura se ci serve. Okay. Ecco, quindi come arriva il profumo del peperoncino? Fresco. Arriva proprio nel naso. Sì, è fortissimo. È fantastico. Aglio orsino. Quanto ne mettiamo? Vediamo, ci regoliamo con il colore. Quanto profuma. Facciamo emulsionare. Un altro cucchiaio, ancora un pochino. Profuma di aglio, ma c'è anche il fresco dell'erbaceo. Esattamente. Quindi è una cosa praticamente unica. Non lo hai mai assaggiato, Jennifer? Credo di no. Un po' di sale? No, non sono sicura. Forse una volta mi hai fatto qualche altro piatto con l'aglio orsino, però in questa veste mai. So che tu sei uno specialista per i piatti con l'aglio orsino. E non solo per quelli. Allora, impiattiamo. Già possiamo impiattare. Velocissimo. Ma che profumo. Allora. E fin qui sarebbe anche un piatto vegano, o vegetariano. Fin qui. Sì, se non mettiamo la crema di pecorino è un piatto vegano, altrimenti rimane un piatto vegetariano. Sì, esatto. Allora, facciamo un bel nido. Ma come arriva un profumo intenso. Adesso Francesco mette la crema di pecorino. Sì. Ah, quindi la mettiamo proprio sopra. Sì. Che bello. Un po' di polvere di caffè. Dai, questo abbinamento è particolarissimo. Caffè e aglio stanno benissimo. Dai. E poi riproponiamo un po' di peperoncino fresco a comunicare che dentro c'è il peperoncino. C'è anche il peperoncino, ok. Ammazza, che bel piatto, Franco. Eccolo qua, mettiamo un po' di peperoncino. Di una semplicità incredibile. Semplice, semplice, semplice. Vale veramente la pena riuscire a procurarsi un po' di aglio orsino e realizzare questo piatto, perché secondo me deve essere veramente buonissimo. Arriva proprio un profumo intenso. E poi questa nota fresca con quella un po' più forte dell'aglio è qualcosa di veramente particolare. Grazie Jennifer. Grazie, grazie Franco. Grazie, grazie, grazie Francesco. E ovviamente grazie a tutti voi. Ci vediamo domani sempre su Rete 8. Arrivederci. Ciao. Ciao. Quando vogliamo togliere i chili in eccesso, spesso cerchiamo le scorciatoie, i preparati già pronti, le diete provenienti dai paesi asiatici. In Abruzzo abbiamo tutto a portata di mano. La verdura fresca a chilometro zero, frutta di stagione, prodotti mediterranei, sfruttiamoli. Solo la dieta mediterranea è quella che soddisfa le richieste del nostro organismo, è quella che è innescata nel nostro DNA. Dobbiamo ridurre l'introito calorico, ma attraverso i cibi mediterranei. In questo modo il dimagrimento sarà bello, sano e permanente.